In questo video ti voglio parlare di due bellissimi accordi, La minore nona e Fa maggiore con undicesima diesis. L'accordo di La minore è formato dalle note La, Do, Mi, Sol, primo grado, terzo grado, quinto e settimo. Queste quattro note aggiungiamo la nota Si, che è la nona dell'accordo, che noi andiamo a suonare sulla corda a vuoto. Quindi abbiamo La a vuoto, Sol, quinto tasto, Sol e La, la settima, Do, che è il terzo grado, sempre sul quinto tasto, Si a vuoto e Mi a vuoto. Abbiamo questo bellissimo accordo, ok? Quindi fondamentale, settimo, terzo, nono e quinto. L'accordo di Fa maggiore con undicesima diesis è formato dalle note Fa, La, Do e Mi, primo, terzo, quinto e settimo grado. A queste quattro note aggiungiamo la nota Si, che è l'undicesima dell'accordo, sulla corda a vuoto, quindi su Si, seconda corda. Quindi abbiamo le note Fa, primo tasto, Do, che abbiamo sul terzo tasto, Mi, che abbiamo sul secondo tasto, La sul secondo tasto, Si a vuoto e Mi, che è una ripetizione del Mi che abbiamo all'ottava superiore. Quindi questi due accordi sono costruiti sulla scala di Do maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ok? Per quanto riguarda l'accordo di La minore, quindi abbiamo la scala che inizierà da La, e sull'accordo di Fa maggiore la scala inizierà dal Fa, però le note saranno sempre le note della scala di Do maggiore. Io andrò adesso a suonare questi due accordi alternandoli ciascuno per quattro misure, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi 1, 2, 3 e 4. Io non sto facendo altro che alternare i due accordi basandomi sempre sulle quattro misure di ciascun accordo,
inserisco le note, pensando per lo più alle note dell'arpeggio, così sto a definire, a sottolineare ciascun accordo, con le note della scala, quindi, ok? Questo è l'esercizio. Se all'inizio posso trovare un po' di difficoltà nel seguire le quattro misure per ciascun accordo, posso usare un looper, ok? Quindi faccio il loop di questi due accordi e ci improvviso sopra, in questo modo. In questo modo hai la possibilità sia di esercitarti sul tempo, sulle misure, sul passaggio degli accordi. Ricordati che la maggior parte dei brani sono strutturati su 4-8 misure, quindi sempre misure pari. Quindi è un ottimo esercizio e inoltre ci sensibilizziamo anche ai due accordi. Cioè impariamo a sentire con attenzione il sound dei due accordi, che già di per sé sono naturalmente evocativi, come sulla chitarra funzionano benissimo. Quindi sta a te adesso divertirti naturalmente esercitandoti. Se ti è piaciuto questo video e vuoi essere informato su contenuti che riguardano la chitarra jazz, non dimenticarti naturalmente di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanella.